È ospite oggi della nostra rubrica Zdeněk Zeman. Fischi e insulti a Pescara, continua la Via Crucis del Boemo. Ma facciamo un passo indietro. Nel 1998 il Boemo si alza dalla panchina della Lazio per sedersi su quella della Roma. Il primo Zeman giallorosso, quello che veniva da una stagione passata sulla panchina della Lazio, si presentò subito con il suo inconfondibile marchio di fabbrica. E alla domanda: «Mister, i tifosi della Lazio?» lui rispose: «Dovrebbero essere contenti i laziali, io resto vicino. E l'Olimpico è grande, possono venire anche loro a divertirsi». Battutaccia, eh? La Roma ereditata da Zeman veniva da una pessima stagione, aveva ottenuto la salvezza soltanto a 4 giornate dalla fine. Il nuovo mister, tutto attacco e niente difesa, ottiene invece una quarta posizione che promette bene. Il suo carattere forte e polemico esce fuori in varie occasioni. A mio parere, la grande popolarità che ha il calcio nel mondo non è dovuta alle farmacie o agli uffici finanziari, bensì al fatto che in ogni piazza, in ogni angolo del mondo, c'è un bambino che gioca e si diverte con un pallone tra i piedi. Ma il calcio oggi è sempre più un'industria e sempre meno un gioco. Zdeněk Zeman. Prima le accuse per l'abuso di farmaci, poi la querela contro quello che da lui viene definito il grande burattinaio del calcio, Luciano Moggi. Tra pro e contro, il suo modo di fare calcio fa eco sui tifosi e nel 99 Antonello Venditti gli dedica addirittura una canzone, La coscienza di Zeman. Il campionato successivo, però, i giallorossi finiscono quinti e Zeman non viene riconfermato. Per il suo ritorno a Roma bisogna attendere 13 anni. Il 1 luglio 2012 il Boemo firma un contratto biennale con i giallorossi. La piazza di Roma letteralmente impazzisce, vede in Zeman il realizzatore del grande progetto. Il debutto in campionato non è di buon auspicio, 2-2 in casa contro il Catania. Ma poi ottiene il 3-1 fuori casa contro l'Inter, vittoria che mancava ai giallorossi da 5 anni. La Roma di Zeman si rivela una squadra discontinua, troppo brutta o troppo bella a distanza di soli 90 minuti. Dopo la pesante sconfitta interna contro il Cagliari, l'addio al mister diventa inevitabile. Il 3 febbraio 2013 Zdeněk Zeman viene esonerato dall'incarico. Mister, dicci un po', quali sono le tue penultime parole famose?